lunga dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva. Sta arrivando Noemi Gazzi, vai Noemi Gazzi! Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare chiese la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Grazie a tutti. Andy Bellotti. Grazie. Andy. Chiedo la parola per primo stavolta. Tempo, a te la parola. No, perché c'è una cosa che è determinante. Uno, far ridere non vuol dire avere un meccanismo preciso per arrivare a... Lui è partito con la... facendo Lavanoni vestito da Guccini e poi ha fatto Guccini vestito da Lavanoni, ma non si capiva né chi... cioè Lavanoni si è capito ma non... E poi impareggiabile è il trasformismo, il momento in cui teneva la parrucca in testa, quella cosa... cioè io non... Siccome è una scelta, io lo giudico per quello che ho visto, non per quello che voleva fare. Non so cosa volesse fare, ma così quello che ha fatto è formidabile. E mi ha confortato anche il fatto che non ridesse molto il pubblico, vuol dire che era molto raffinata la cosa. Quindi per me è quello che io vorrei. Vorrei vedere sempre questo. Soprattutto Noemi che conosco costumi, bene. Costumi, ciabatte, anche l'idea della ciabatta, con sotto la calza... È fantastico, io sono oramai il tuo schiavo. Selvaggia. Io devo dire che il trasformismo ha funzionato, secondo me ha funzionato non su di te ma su noi, su di noi, perché sì, siamo partiti increduli, poi stupefatti, poi basiti, poi alla fine siamo diventati, ci siamo anche divertiti, perché c'è una comicità che io non so se è valida qui dentro, che si chiama comicità involontaria. Su cui tu non volevi farci ridere seguendo una strada, ma ci hai fatto ridere involontariamente. Io voglio pensare, siccome sono un ottimista, che sia volontario. No, io penso che abbia sia fatto apposta. Se riesci a farlo due volte, esatto. Cominciamo a credere che sia una strategia. Con questa esibizione non ci voleva la risata grassa, era un'ironia e lui è un bravo imitatore, un bravo trasformista. Infatti io non ho riso perché non ci voleva. Sì, bravo trasformista. Le voci erano perfette. Le voci hai tradotto erano male, Cirilli, hai secondo tradotto me, male il mio pensiero. Secondo me erano perfette le voci. Ma non mi sembrava Vasco Rossi, Gabriele, scusa. Passiamo lì, Era Noemi. Era Noemi quello lì. L'ultima era Noemi, quella fungo era Noemi. Fidati, ha iniziato con me, quindi era Noemi. Sicuro che era Noemi, ma io, cioè, niente, era l'emozione dei personaggi. Di stare davanti, di stare loro, esattamente davanti Hai trovato il succo dei personaggi. Io fossi in te non aggiungerei niente. No. Gianni, che pensi? Che pensi di Andy? Io ho riconosciuto Lavanoni, che è stata quasi perfetta, devo dire. Diego, hai cominciato tu, voglio un sì o un no. Ma io non ho parlato, Ha premuto il pulsante, quindi il giudizio è sicuramente negativo. Vabbè. No, chiedo. No, volevo sapere, ad esempio, scusami, quanti anni hai, Andy? 24. Ecco, li porti bene davvero, cioè. Adesso, sembri Francesco Facchinetti dopo un po' di piatti dopo di spaghetti, però... Ferroviario. No, loro scherzano. No, noi scherziamo su tutto. Ora noi ci stiamo massacrando perché siamo un po' cattivi. No, ma hanno capito che sei simpatico, perciò si permettono. No, le parrucche bellissime, l'esibizione davvero, a me non è piaciuta, Andy, però ti vedo intimidito, ti sta ingobbendo, non voglio ferire e non ma voglio... Ma no, che... ma perché io poi, direi, no, è l'emozione. No, è l'emozione. Meno parli e meglio è. Cioè ti devi ricordare di questa serata come una bella serata. Dici la tua, dici. Volevo fare una tromba così, ma perché mi sbollentisco io? La tromba, volevo. Che è la tromba? Sì, perché io, mi spiego, io imito anche la tromba, no? C'è questa cosa della tromba, che lo faccio con la bocca. È una cosa meno male, perché se no, se la facevi con altre era un problema grave anche per la Sette, per l'emittente, per Cairo e tutti coloro che aderiscono a questa linea editoriale, diciamo. Falla per Gianni. La, mi
stava piacendo, scusa. Ma te l'avevo detto che qualunque cosa facevi era meglio di prima. Ma era una tromba con la sordina. Era con la sordina la tromba. Diego, un sì o un no? Sì, 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 alla grandissima. Selvaggia? Ma no, no. Ma come no? No. No, vabbè, Paolo. Cioè, non ho capito veramente. Ma sì o no? Il tuo ma come no al... Ma no, ma no, ma io tipo per i miei comici, semplicemente tipo per loro. Però con un sì di Diego diventa determinante il giudizio di Gianni Rivera. Se lui dirà sì, tu sarai ammesso al giudizio finale, non che passi la puntata, però sarai ammesso al giudizio finale della prima manche. Cosa devo dire? O sì o no? Ah, non mi ricordavo più il sì. Sì? Forse sì. Forse sì, ha detto. Leviamo il forse, eh? Sì, Andy sì. Bellotti al giudizio finale. È un trasformista. È una di quelle persone che quando gli dici sai che ti trovo cambiato, lui risponde te credo, sto a lavorare. Vai Andy, vai in backstage. Io credo che vi siete emozionati, ma io credo, lo sento da dentro, non so, sento qualcosa, ma si emozioneranno anche loro, io lo spero, con tutte le trombe, le cose che sono, da qualche parte.